Ciao ragazzi, sono Mattia e oggi vi voglio portare con me nel dietro le quinte di un evento a cui ho partecipato come videomaker. L'evento era il Brugherio Biker Fest, chiaramente un evento a tema moto che si è svolto nella provincia di Monza, a cui hanno partecipato persone famose come Paolo Pirozzi ed altri ragazzi che sono dei fenomeni nei vari campionati italiani di moto. L'evento si svolgeva sia sabato sera che domenica tutto il giorno, perciò ho dovuto portare un sacco di attrezzatura per evitare qualsiasi inconveniente. Difatti ho portato la mia Lumix GH6 con il suo 1260 Panaleika, il filtro ND, altre batterie della macchina fotografica con il loro caricatore, il mio PC, la SSD dove salvare tutti i video, il drone, il telecomando e le NS batterie e caricabatterie, la GoPro Hero 8 per fare il backstage e l'ho accompagnata con il suo bite mount in modo che potessi tenerlo in bocca e registrare in POV, il microfono per un sound migliore, lo stabilizzatore DJI che non ho utilizzato perché fortunatamente questa macchina qua è molto stabilizzata, e il monitor esterno col suo cavo HDMI che non ho utilizzato. Non avendo mai partecipato ad un evento del genere, ho dovuto contattare chi mi aveva commissionato il lavoro, di modo da poter capire come erano strutturati i giorni e su cosa dovevo concentrarmi di più. In sostanza, il mio compito era quello di portare a casa dei video per i social. Ma ora passiamo alle impostazioni che ho utilizzato nella mia macchina fotografica. Ma prima, non mi segui ancora su Instagram? Vai nella descrizione, trovi il link a Instagram. Ci conto, che bravo. L'evento il sabato si svolgeva principalmente la sera, quindi non in una condizione di luce perfetta. Sappiamo che le micro 4 terzi soffrono molto quando c'è scarsa illuminazione. Difatti ho utilizzato il formato 4K a 25 fps con profilo colore CineLight D. Principalmente sabato sera l'abbiamo passato sotto uno stand che era pieno zeppo di moto, perché purtroppo ad una certa è iniziato a diluviare molto forte. Ho avuto però l'occasione di parlare con gli stand vicini, che principalmente erano campioni e campionesse di campionati italiani. Ho approfittato di questa occasione per conoscerci e per dirgli che sarei passato il giorno dopo a fare dei video. Ovviamente, prima di riprendere qualsiasi persona, ho chiesto l'autorizzazione. Difatti, il 99% delle persone ha accettato senza nessuna remora, mentre c'è stata una persona che mi ha chiesto di non apparire nel video. Inizialmente, la domenica mattina avevo smontato i terminali di scarico di una moto, di un ragazzo del motoclub, a cui abbiamo montato questi scarichi con cui dovevamo fare un video in collaborazione. Questi scarichi sono di Exan ed è un marchio di terminali e qui potete vedere anche già il risultato. Poi ne ho approfittato per girare alcuni stand e fare qualche b-roll alle moto che erano esposte. La maggior parte delle clip che ho registrato la domenica le ho registrate in formato 4K a 50 fps, sempre in CineLight D. Nel pomeriggio invece ho fatto volare il drone e sono arrivati anche i due miei amici. Questi due miei amici sono stati molto d'aiuto perché mentre giravamo i vari stand loro parlavano con i vari espositori e ne approfittavo per catturare questi momenti. In alcuni stand invece mi sono fermato da solo nel pomeriggio, di modo che potessi accordarmi con alcuni espositori. Ad esempio, c'era uno stand che preparava i gin, ci siamo messi d'accordo per fare delle clip specifiche mentre preparava un gin tonic. Alla chiusura dell'evento c'è stato il concerto. In questa situazione ho levato il filtro ND e sono tornato all'impostazione che ho usato sabato sera, quindi formato 4K e 25 fps. Purtroppo ho lasciato il microfono in questa situazione non pensandoci e mi sono ritrovato in post-produzione con l'audio molto gracchiato perché ero sempre vicino alle casse, chiaramente. Però mi sono portato a casa delle belle clip. Devo dire che è stato molto bello partecipare a questo evento come videomaker perché sono riuscito a unire la mia passione per i video insieme alla mia passione per le moto, che hanno creato un connubio perfetto. Difatti mi sono divertito tantissimo. Il video finisce qui, ragazzi. Spero di esservi stato molto d'aiuto mostrandovi come mi sono mosso e come ho impostato la mia GH6 in una situazione di scarsa luminosità e in una situazione di luminosità piena, come una giornata di sole. E noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi, di mettere like e di commentare se avete dubbi o domande riguardo al video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!